notazione. Io se esplicito la funzione, il punto lo metto con questa sbarretta. Se invece la funzione la lascio con la notazione F, allora il punto lo metto con le sue coordinate. Ecco, insomma, l'importante è non cadere negli equivoci della notazione. Adesso, df su dx, no, chiedo scusa, riutilizzo la notazione del risultato generale della derivata direzionale. Quindi, d su dx, la derivata parziale rispetto a x, della funzione, ma la funzione è 3x quadro y più 2xy, nel generico punto x con 0, y 0, denotato, indicato, riportato in questo modo, a quanto è uguale? Poiché la derivata parziale rispetto a x è quella particolare derivata direzionale relativa alla direzione 1, 0, abbiamo detto, basta che sostituiamo 1, 0 a vx e vy. Ma se vx è 1, per vx uguale 1, vx non si vede, non si trascrive. E se vy è 0, vuol dire che il secondo termine è 0. Allora rimarrà 6 x con 0, y 0, più 2, y 0, per 1 che non scrivo. Più 0, il secondo termine è 0. La derivata parziale rispetto a y della funzione 3 x quadro y più 2 xy, sempre nel generico punto x con 0, y 0, è a quanto è uguale? Come si ottiene? Si ottiene dalla derivata generale direzionale, in cui si sostituisca la direzione 0, 1, perché la derivata parziale rispetto a y di una funzione in un punto è quella corrispondente alla derivata direzionale con la direzione 0, 1, come già sappiamo. Ma se in questo risultato generale sostituiamo 0 a vx, la vx della derivata parziale rispetto a y è 0, 0 a vx e 1 a vy, il termine con vx si cancella. Rimane solo il secondo con vy, in cui però vy è uguale a 1 e quindi rimane solo il coefficiente di vy. Cioè rimane 3x con 0 quadro più 2x con 0. Ecco le due derivate parziali estratte dalla derivata direzionale generale. A questo punto facciamo un'osservazione. Un'osservazione che nel caso in cui si debbano calcolare solo le derivate parziali, ridurrà la mole di calcolo. Se poi ci viene richiesta la derivata direzionale generale, è chiaro che dobbiamo ripetere tutto questo sviluppo del rapporto incrementale come in precedenza, naturalmente. Ma se di una funzione dobbiamo calcolare solo le derivate parziali, il confronto tra le due derivate parziali ottenute dalla derivata direzionale generale, il confronto tra queste due derivate parziali e la funzione che le genera, ci permetterà di dedurre una regola che poi interpreteremo, per concludere spiegheremo anche graficamente. Questa derivata parziale rispetto a x possiamo dire che è ottenuta derivando, cambio notazione, questa è la notazione della derivata parziale. Adesso quello che facciamo è 6x con 0, y 0 più 2y 0 è uguale a la derivata rispetto a x con la notazione delle derivate di una variabile, per il motivo che adesso apparirà chiaro. Coincide, come osserviamo fra un attimo, coincide con la derivata rispetto a x della funzione 3x quadro y più 2xy. E qui usiamo questa notazione: y uguale costante, considerato costante, e poi nel punto x con 0, y 0. In effetti, se y si comporta come una costante, quindi si comportano come costanti quelle variabili rispetto alle quali non deriviamo. Qui stiamo derivando rispetto a x. Tutto ciò che non è x è equiparabile, considerabile, costante. Se y è costante, la derivata nel senso della regola di derivazione delle funzioni di una variabile, la derivata effettivamente è 3 per 2x per y, quindi 3 per y è una costante per x quadro, quindi otteniamo 3
y per la derivata di 2x, la derivata rispetto a x di dx quadro è 2x, più, poiché y è costante, abbiamo 2y è una costante per x, ma la derivata di una costante per x è la costante per 1, perché x, secondo la regola di derivazione di una variabile, ha derivata 1. Nel punto x con 0, y 0, che sostituiamo dopo la regola di derivazione. Quindi ripeto, se y è costante, il primo termine è 3y una costante per x quadro, ma la derivata di costante per x quadro è la costante 3y per la derivata di x quadro, che è 2x, più 2y costante per la x, la cui derivata è, rispetto a x, la costante 2y per 1, perché la derivata di x è 1. Qui la derivata di x quadro, meglio dire, rispetto a x. E quindi uguale, il primo monomio è 6xy, nel punto è 6x con 0, y 0, più, nel secondo monomio sostituiamo y 0, più 2y 0. Analogamente per la seconda derivata parziale. La seconda derivata parziale, 3x con 0 quadro più 2x con 0, la seconda derivata parziale che è quella rispetto a y, possiamo osservare che discende dalla funzione data 3x quadro y più 2xy, dalla funzione data, che viene, purché venga derivata rispetto alla variabile y, in modo tale che x rispetto a cui non si deriva sia considerato costante, e poi nel punto x con 0, y 0. La derivata rispetto a y, in cui x sia tenuto, sia considerato costante, la derivata rispetto a x di questa funzione, la derivata rispetto a y di questa funzione in cui x sia considerato costante, la derivata rispetto a y è uguale a, si ottiene considerando che cosa? 3x quadro è una costante perché è 3 per costante. Costante per y ci dà come derivata la costante 3x quadro per 1, perché il per y ci dà risultato nella derivata rispetto a y, secondo la regola di derivazione di una variabile, ci dà risultato 1. Quindi 3x quadro, che è una costante, per 1. Più x è costante, quindi il secondo monomio è di tipo 2x, cioè costante, per y, la cui derivata rispetto a y è la costante per 1. E poi, dopo che sia stata calcolata, calcoliamo nel punto x con 0, y 0, e ci dà 3x con 0 quadro più 2x con 0, appunto. E quindi, come prima, la derivata parziale coincide con quello che otteniamo derivando secondo la regola di una variabile rispetto a x, ma considerando y costante. La seconda derivata rispetto a y la otteniamo derivando rispetto a y la funzione secondo la regola di derivazione di una variabile in cui x sia tenuto costante, e poi, appunto, sostituendo il punto. E quindi, quando è data una funzione di due variabili da derivare, parzialmente, non secondo una direzione, ma parzialmente, oppure secondo tutte le direzioni generiche, ma solo parzialmente rispetto a x e rispetto a y, possiamo utilizzare questa regola di derivazione che, ripeto, coincide con quella relativa a funzioni di due variabili, con la condizione che tutte le variabili, qui sono due in tutto, se deriviamo rispetto alla x, quella che va considerata costante è la y, se derivassimo rispetto a y, quella che va considerata costante è la x, chiaramente. Però, per funzioni, siccome sin dall'inizio stiamo dicendo che il tutto si può generalizzare a n variabili, in questo caso la generalizzazione si esprime in questo modo. Quando dobbiamo derivare parzialmente rispetto a una variabile, una funzione di più variabili, calcoliamo la derivata di quella funzione rispetto alla variabile richiesta, con la condizione, secondo le regole di derivazione identiche a quelle delle funzioni di una variabile, con la sola condizione aggiuntiva che tutte le variabili rispetto alle quali non si deriva siano considerate costanti. In questo modo possiamo calcolare direttamente le derivate parziali
senza dover passare attraverso il calcolo generale delle derivate direzionali secondo tutte le direzioni generiche, nella quale o nelle quali derivate direzionali andare poi a sostituire, questa è la derivata direzionale generale, alla fine siamo andati a sostituire le due particolari direzioni 1,0, 0,1 a cui corrispondono le derivate parziali. Ma dopo aver riconosciuto la regola che abbiamo enunciato, che poggia, si basa sulla regola di derivazione delle funzioni di una sola variabile, possiamo dire appunto che non serve per il calcolo delle sole derivate parziali, non serve sviluppare tutta la derivata direzionale secondo una direzione generica e poi sostituire le direzioni delle derivate parziali. Possiamo calcolare direttamente le sole derivate parziali. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima lezione per qualche altro esercizio.